Ok, adesso registro. Facciamo vedere questo piccolo semplice esperimento, molto carino. Abbiamo qua due bacchette, probabilmente di ebanite, materiale resinoso, e una bacchetta di vetro. Noi adesso strofiniamo queste bacchette con questo panno e facciamo vedere che le bacchette dello stesso materiale elettrizzate si respingono. E invece le bacchette di materiali diversi, un materiale insomma, resinoso e uno vetroso, si attraggono. Per capire qual è la parte che noi andiamo a elettrizzare per strofinio, ho segnato ci ho messo questo segno bianco in modo tale che riconosciamo la parte che viene strofinata. Quindi strofiniamo qua e questa bacchetta si carica di segno negativo perché è un materiale resinoso. Poi strofiniamo quest'altra bacchetta che è dello stesso materiale resinoso e queste due bacchette adesso si respingeranno. Infatti vediamo la repulsione elettrostatica. Io posso anche frenare la bacchetta in rotazione respingendola dalla parte opposta in questo modo. Quindi la vado a frenare e la spingo dall'altro lato. Se invece io vado a strofinare la bacchetta di vetro, la bacchetta di vetro invece si attrae con quella diciamo di materiale resinoso. Infatti vediamo che adesso io posso rallentare e quindi attrarre all'indietro la bacchetta che sta ruotando e posso anche fare la stessa cosa, quindi la vado a inseguire per poi attrarla indietro in questo modo. Quindi la vado a inseguire, la rallento e grazie alla trazione la posso far ruotare dalla parte opposta. Quindi questo esperimento dimostra che esistono due segni di carica. Un segno di carica negativo e un segno di carica positivo, uno per i materiali resinosi e uno per i materiali vetrosi. Non so.